Microfono al Don, appena si formalizza con il suo rito, siamo a posto, prego, tengo io, questo, va bene. Intanto prepariamoci anche con l'aspetto fotografi, ci siamo, abbiamo anche tutte le autorità politiche presenti, vedo complimenti anche alle autorità, siamo quasi al completo. Pertanto posso dire benvenuti, buongiorno qui a Diano Marina in questo sabato fantastico. Vorrei innanzitutto un caloroso, ma veramente caldo applauso, ma perché ve lo spiego? Perché mettere sinergia, mettere insieme amministrazione e aggregazioni sportive è stato veramente un gran successo. Pertanto complimenti al comune di Diano Marina e complimenti al Golfo Dianese, l'applauso più forte che potete. Oh, ragazzi, in questi tempi è una sinergia non positiva, di più. Pertanto complimenti al sindaco, complimenti al presidente e complimenti a tutti quelli che hanno collaborato per la realizzazione. Lascio volentieri, appena mi dà accenno che è pronto, lascio volentieri la parola al Don per, vi chiedo un silenzio religioso, perché deve dare l'inizio, vi chiedo nuovamente un silenzio religioso come se fossimo in chiesa, perché in questo momento viene data la benedizione al campo. Prego Don. Grazie innanzitutto di essere qui con voi per esprimere la gioia e i ricordi di altri tempi, anche per me. L'augurio di un buon Natale grande e la gioia che lo sport sia sempre fraternità. Sarebbe molto bello se questo campo diventasse la convivialità delle differenze, perché ogni squadra non è mai un rivale ma un concorrente, per cui si cammina insieme per trovare quella speranza, ma insieme per trovare soprattutto quella fraternità che ci rende uomini fino in fondo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ascoltiamo insieme la parola di Dio dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio. Correte anche voi in modo da conquistarlo, perché ogni atleta è temperante in tutto. Essi lo fanno per ottenere una corona corruttibile, noi invece una incorruttibile. Io dunque corro, ma non come chi è senza meta. Faccio pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo trascino in schiavitù, perché non succeda che dopo aver predicato agli altri venga io stesso qualificato. Invochiamo insieme il Signore, nostra gioia e nostra forza, che chiama tutti a sé, gli affaticati e gli oppressi, perché dalla sua amicizia attingano fiducia e vigore. Insieme, con coraggio, ripetiamo: ascoltaci, o Signore. Tu sei la vita di tutti coloro che hai redento con il tuo sangue, tu sei il sostegno dei deboli e la corona dei forti, noi ti preghiamo. Tu sei passato sulle nostre strade, beneficando e sanando tutti. Tu ci doni lo spirito che fortifica e consola. Tu stabilisci nel comandamento dell'amore la sorgente della fraternità e della pace. Noi ti preghiamo. E ora invochiamo il Signore con la preghiera che ci fa fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Salga a te la nostra lode, o Padre, che nella tua provvidenza guidi a un fine di bontà e di grazia le fatiche e i progetti umani. Da sollievo al corpo e allo spirito e aiutaci a disporre con saggezza del nostro tempo libero. Ascolta, Signore, la nostra fiduciosa preghiera, perché questi spazi destinati ad attività ricreative accrescano il vigore delle membra e favoriscano la serenità dell'anima. Fa che tutti gli sportivi sperimentino nella lealtà il valore dell'amicizia e, superando ogni forma di violenza, promuovono la civiltà dell'amore per Cristo nostro Signore. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. Dio che infonde vigore ai corpi e luce alle menti, vi guidi giorno per giorno perché in fraternità e amicizia siate sempre sul campo ambasciatori e testimoni della pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Grazie a tutti, grazie. Prego. Bene, 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 fantastica, fantastica.